Un bicchiere, signore? No, mezzo. Mezzo. Grazie, signorina. A me intero. Grazie. Permettete, Marchese di Rubinel. Barone du Polignac. Dispepsia. Acidi urici. Decimo giorno di cura. Ottavo. Mezzo bicchiere la mattina, un quarto a mezzogiorno, intero la sera. No. No? Intero al mattino, un quarto a colazione, mezzo la sera. Ah, strana terapia. Chi è il vostro medico curante? Il dottor Honorat. E il vostro? Il dottor Laton. Due metodi diversi. Evidentemente. Comunque quest'acqua è salutare. Sì, dicono che faccia bene anche alle gastriti. E alle acidità. Diuretica. Lassativa. Sedativa. Corroborante. Energetica. Disinfettante. Ricostituente. E in genere efficace. Una vera panacea. Veramente io non ne risento alcun beneficio. In confidenza neanch'io. Ma il dottor Honorat sostiene che è ancora presto. Solo al 30° giorno dice si sentono gli effetti. La stessa cosa dice a me il dottor Laton. Allora aspettiamo. E intanto beviamo. Comunque questo paesino è davvero delizioso. Sì, molto, molto. Solitario? Riposante. Tranquillo. Silenzioso. Mi ci trovo benissimo. Anch'io, molto bene. Siete solo a Envan? No, sono qui con mia figlia e suo mio genero, il marchese Andermatt. Voi? Sono vedovo, ahimè, e senza figli. Condoglianze. Non è il caso. Ritiro. Ci si vede qui alla fonte domani? Con vero piacere. Un brindisi? Volentieri. Ai vostri acidi urici. Alla vostra dispepsia. Agli stupidi che bevono acqua. E a quelli ancora più stupidi che bevono acqua minerale. Ai tre volte stupidi che seguono i precetti del dottor Honorat. E a quelli che obbediscono al dottor Laton. Se bevessero il nostro vino, guarirebbero prima. Bravo, Colosso. In fondo non sei quell'idiota che tutti dicono. E sono vostro figlio. E se oggi ti chiamano Colosso? È proprio perché t'ho cresciuto nel vino. Potete dirlo forte, padre. Ce n'è ancora. Lo senti. Bisogna finirla, dammi. Ah, sapete che io non mi tiro mai indietro. Il giorno in cui in paese scoprirono quella sorgente d'acqua minerale, me la presi come un'offesa personale. Come? Da secoli siamo famosi in tutta la provincia per le nostre vigne. E voi, invece di vino, volete che si beva acqua? No, nessuno beve l'acqua, padre, lo sapete. La minerale è solo per i turisti. Ma se il malvezzo si diffondesse, cosa ne sarebbe delle nostre belle vigne? No, non c'è pericolo. In 12 anni dall'inaugurazione delle terme, più di 50-60 pensionanti per stagione non si vedono. Che affoghino tutti nell'acqua che ingozzano, che marciscono le loro budella e crescono topi nelle loro pance. Non altro merita chi beve acqua. Oh, io solo a vederla l'acqua mi sento le ossa umide. A me vengono i reumatismi. A me i brividi. Hai ragione, l'acqua raffredda. Gela la circolazione. Indebolisce i muscoli. E intorpidisce il cervello. Annebbia la mente. La malinconia. Rende pavidi. Dubbiosi.
pessimisti. Tetri. Fa vedere nero. E fa pensare alla morte. No. Viva il vino! Che ha odore! Sapore! Calore! Riscalda! Accende! Esalta! Rinvigorisce! Rende uomini! Preserva dai contagi! Si libera dai mali! E allunga la vita! Oggi e sempre! Su, signora Bonfì, non fatevi pregare. Sappiamo benissimo che come pettinatrice voi avete libero accesso in tutte le case importanti del paese. E quindi siete informato a puntino su tutto e su tutti. Signorine, mi prendete per un gazzettino? Io non faccio pettegolezze. Vorremmo solo qualche informazione. Di che genere? Di genere maschile. Signorina! Mia sorella è stata troppo audace, vogliate perdonarla. Ma il fatto è che da quando siamo uscite dal collegio sono ormai 6 mesi. Se non ci foste voi a tenerci al corrente delle novità, noi non sapremmo nemmeno cosa succede fuori di qui. Nostro padre sfugge di proposito, ogni compagnia vivace. E perciò le uniche persone che vediamo sono quegli zoticoni di mercanti e mediatori ai quali vende il suo vino. Eppure è l'uomo più ricco del paese. Ed è sindaco per giunta. Potrebbe tenere tavola imbandita ogni giorno se volesse. Ecco il punto. Proprio perché è ricchissimo e avarissimo. Evita la gente perché teme che tutti gli spillino quattrini. Va bene. Vi rimane vostro fratello. Perché non vi fate accompagnare da lui? Tutti i fratelli lo fanno. Signorina, cosa c'è da ridere tanto? Ho detto forse qualche cosa di sconveniente? Scusateci, ma l'idea di nostro fratello in ambito di società è troppo comica. Lo vedete voi con lo sballare con quei piedaggi? Anche gli orsi ballano. Adesso, per esempio, dove credete che stia? In cantina, con papà. A che fare? A bere, che diamine. Cominciano di buon mattino e vanno avanti così tutto il giorno. Finché a sera non crollano come macigni e si addormentano dove si trovano. Noi due come se non esistessimo per loro. Già, per essi quello che conta sono soltanto le botti piene e il denaro che possono trarne. Dovrebbe contare anche per voi, belle mie. Infine lo porterete in dote e potrete, con tutte le vostre vigne, scegliervi lo sposo che più vi piace. Preferiamo ammuffire qui piuttosto che sposare uno di questi rustici di paese che ci girano intorno solo per la nostra dote. Perché si soffra quello che ha patito la povera mamma. No, non vogliamo fare la sua vita, sempre sola, a casa e papà all'osteria a giocare a carte. O eternamente a caccia con amici ubriaconi. Noi li odiamo, gli uomini di questo paese. E perciò vorremmo un forestiero. Magari povero. Ma gentile! Che non prenda moglie solo per risparmiare i soldi della serva. E ci conduca fuori! Magari solo a passeggio. O al ballo. E sappia tenere una conversazione. Abbia bei modi. E sia amabile. Elegante. Galante. Tenero. Affettuoso. E non urli quando parla. E soprattutto non puzzi di vino. Signorine, anche voi però, Avete un bel temperamentino. È tutta rabbia che ci brucia dentro, credeteci. Per la vita che facciamo da che siamo uscite di collegio. Tanto valeva che ci restassimo per sempre. Che vale, infatti, essere ricche. Se poi viviamo peggio delle povere del paese. Guardate che vestito. È il mio? Sembrano due sacchi. Erano meglio le uniformi del collegio. Almeno eravamo vestite tutte allo stesso modo. Ragazze mie, non mi dite altro, altrimenti mi intenerisco troppo. Dunque, vediamo un po'. Cosa posso fare per aiutarvi? Semplicissimo. Ora che si è aperta la stagione delle terme, vorremmo sapere se fra tutti i pensionanti stabili o in arrivo, già anche in arrivo, quanti ce ne sono di, come dire, coniugabili. Coniugabili? Che significa? Insomma, Luisa vuol sapere se ci sono scapoli in vista. Ospiti delle terme con tendenze matrimoniali. E purtroppo tutti i pensionanti delle terme sono per ora, uomini oltre i 50 anni. Ma insomma, vecchi bacucchi. Che ti dicevo? I giovani non vengono qui a far la cura delle acque, vanno al mare o ai monti. Un momento, ho detto che per ora scapoli non ce n'è. Ma non è detto che non ce ne saranno. Allora sapete qualche cosa? C'è qualche speranza? Cos'è? Una figlietta? Parigi, giovane! No,
soffocate. Lasciate che riprenda fiato, altrimenti non posso dirvi nulla. Non vedete che Luisa c'è il carbone ardente? Senti, chi parla? Ecco, si tratta di questo. Presso l'albergo delle terme sono state prenotate oggi per due giovani in arrivo due camere. Due? Proprio due? Mm-hmm. Scapoli? Scapolissimi! Ne siete certa? Certissima, le mie informazioni sono sempre di prima mano. Sono o no la pettinatrice stabile dell'albergo? Due! Hai sentito? Due? Che bellezza! E per giunta sono tutti e due parigini autentici! Ma se sono parigini, non ci degneranno d'uno sguardo. Eh già, chissà quante belle ragazze conoscono. Spesso questi giovani parigini è la provincia che guardano, perché sanno anche troppo bene che qui soltanto potranno trovare il candore, l'innocenza e il denaro, e che formano le doti di una buona moglie. Dunque sta a voi interessare Paolo de Bretigny e Gontrano de Ravenel. Paolo? Gontrano? Che bei nomi. Oh sì, già si respira aria di Parigi. Vuoi mettere i nomi dei giovani di te? Michela, Nicola, Colossa. Adesso calma, calma ragazzini. Non finirò mai di pettinarvi. Veniamo da Parigi, abbiamo prenotato due camere. I vostri nomi, prego. Gontrano de Ravenel. Paolo de Bretigny. Ah, ecco, se i signori desiderano due camere vicine, avranno il 17 e il 18, sempre che non siano superstiziosi. Del resto sono le uniche due camere libere perché siamo in piena stagione. Vada per il 17 e il 18. Il mio amico sale in camera subito perché è convalescente e ha bisogno di riposo. Ah, ecco la chiave del 17. Grazie. Allora io vado, Gontrano. Sì, ti raggiungo subito. Mi raccomando, cerca di non pensare troppo a lei. Tenterò di dormire. No, se dormi è peggio, te la sogni. Non posso dimenticarla, ti giuro. Ma è molto malato il suo amico? Abbastanza. Qui abbiamo aria e acqua per guarire qualsiasi infermità. Ecco l'elenco delle malattie dalle quali guarisce la nostra minerale. Con le dichiarazioni autografe dei guariti, 142 mali diversi, ivi compresi la sciatica, la funicolosi, la gotta e il morbillo. Noi beviamo solo champagne. Ne avete? Ah, sì, certamente. Ma di solito qui si viene per l'acqua. Io invece vengo per salutare mio padre, il marchese de Ravenel, nonché mio cognato, il banchiere Andermatt. Ah, il marchese è in camera della signora Cristiana, sua figlia. E il banchiere è quello che arriva. Grazie. Salve, caro cognato. Oh, Gontrano, non ti aspettavo. Lo vedo, caro Guglielmo, ma non allarmarti, sono qua soltanto di passaggio. Il tempo per rifornirmi. Rifornirti? Di che? Di denaro, che diamine. Cioè, hai qualcosa in vista in paese? O te? Non ti pare che basti? Quale sarebbe altrimenti il vantaggio di avere un cognato banchiere? Ma ancora denaro, Ma che ne hai fatto dell'ultimo che ti ho dato? L'ho speso. Ah, l'hai speso, ma tu lo spendi troppo facilmente. Cosa vuoi? A me piace spendere il denaro come a te piace guadagnarlo. Sì, d'accordo, ma tu non ne guadagni né molto né poco. È giusto, ma non si può avere tutto. Tu, per esempio, sai guadagnarlo, ma non sai spenderlo. Tu pensi che il denaro serva soltanto per darti degli utili, perciò diventi sempre più ricco. Io invece penso che il denaro serva per comprare tutto quello che piace, quindi so spenderlo anche se non so guadagnarlo. Noi eravamo nati per diventare cognati, ci completiamo magnificamente. Allora mi dai 5.000 franchi? Oh, certamente no, me ne devi già troppi. Te ne darò 500. Li accetto come acconto. E ora vado a salutare la mia cara sorellina Cristiana. A proposito, come sta? Le acque le hanno giovate? È ancora troppo presto per dirlo, sono solo 10 giorni di cura. Capisco. E dimmi, nessun bebè in vista? No.
Ma comunque non perderti d'animo e finché c'è vita c'è speranza. Dottore, allora? Un momento, Marchese, non ho ancora finito. Ditemi, signora, al mattino, alzandovi, avvertite come un senso di rilassatezza? Credo di sì. Credo di sì. Un po' di sonnolenza? Mi pare. Le pare. Un desiderio di rimanere ancora sotto le coltri? Beh, può darsi. Può darsi. Ci sono. È grave? Non ancora, ma lo diventerà se continuerete la cura delle acque che vi ha ordinato il dottor Latton. Non dovrei berne più. Al contrario, ogni giorno, ma non nella misura prescritta dal mio collega. A proposito, quanto ne bevete? Mezzo bicchiere al mattino, un quarto a mezzogiorno e intero la sera. È tutto sbagliato. Adesso vi prescriverò le dosi giuste. Ecco qua, un bicchiere intero al mattino, un quarto a mezzogiorno e mezzo la sera. Ma allora, dottore, anche il mio metodo di cura è sbagliato, perché anch'io sono un cliente del dottor Latton. E lo vedo. Infatti avete una brutta cera. Io una brutta cera? Sì, seguirò la vostra cura, dottore. Grazie. Siamo due soli medici qui. Alcuni si fidano di Latton e altri di me. Non vi farò le statistiche dei sopravvissuti per non impressionarvi, ma lascio a voi intuirlo. Ma non potreste fare un patto di non aggressione fra voi e Latton, spartirvi i malati metà per uno? Ah, mai, la concorrenza è uno stimolo nella nostra professione. Sorellina, apri, sono Gontrano. Gontrano? Oh, che bella sorpresa. E un momento, c'è il medico. Il medico? Sì. Confidartene, ti guarisco io. Scusatelo, mio figlio è uno scavezzacollo impertinente. Papà, non dir male di Gontrano, sai che non lo tollero. Sono gemelli, si adorano, a toccar l'uno si ribella all'altro. Ah. Allora che cosa aspetti? Ti porto gli ultimi pettegolezzi da Parigi. Davvero, vengo subito. Vedete, neanche l'arrivo del marito la rallegra tanto. Eccomi. Sorellina, la mia sorellina. Piano, mi fai girare la testa, piano. Ma cos'hai? Sei tutta affannata, pallida, sembri stanca, non ti riconosco più. È stato il mediconsolo a conciarti così? Ma signore, io non... Gondrano, ricordati che ti ho dato un'educazione. Ah, l'augusto genitore ha parlato. Salve, padre. E così appena io voto le spalle manco per qualche mese, voi tutti lasciate che la mia sorellina si ammali. E il marito, l'uomo scrigno, l'uomo salvadanaio, il banchiere foderato d'oro, è così che si occupa di sua moglie? È stato proprio il signor banchiere che mi ha fatto l'onore di consultarmi per i nervi della signora, perciò sono qui. Cosa? Nervi? Sei nervosa, piccina, da quando in qua? Da un po'. Non dorme, è depressa, tutto la irrita, se questi non sono nervi. Ah, ma io credo che un bel bicchiere d'acqua al mattino, un quarto a mezzogiorno... Ma che acqua? Bevetela voi la vostra acqua. Ma signore, ma io non posso tollerare... Signore, sono io che non posso tollerare la vostra presenza qui. La mia scienza è al di sopra dei vostri insulti, perciò esco. Signore. Aspettate, dottore. Vengo con voi. 5 minuti con mio figlio mi fanno perdere la calma. Vai pure, padre, e sì, bevi tant'acqua. Io e Cristiana abbiamo tante cose da dirci. Ci vediamo a colazione. D'accordo. Mezzo bicchiere. Prego, dottore. Signore. Vieni qui. Dimmi. Io contavo di restare soltanto qualche giorno, però adesso non partirò finché non ti vedrò guarita. E sei venuto solo? No, con un amico. Lo conosco? No, ma vedrai, ti piacerà. È simpaticissimo. Peccato che sia convalescente. Di che male? E di che male ci si può ammalare alla nostra età? Amore. Amore? Sì. Paolo è stato molto innamorato di un'attrice. Un'attrice conosciutissima che naturalmente non gli era fedele. Ma lui non lo sapeva. Allora, quando l'ha scoperto, è successo il finimondo, perché Paolo è un violento, un impulsivo. E che cosa ha fatto? Ti interessano le nostre storie di scapoli, vero piccina? Bene, vedo che comincia a sorridere, dunque sta a sentire. Paolo, appena ha scoperto di essere tradito, voleva ucciderla. Oh,
Poi ci ha ripensato e ha deciso di uccidersi lui. Poi ci ha ripensato ancora e ha deciso di non farne niente. Sì, però adesso devo sempre controllarlo, non lasciarlo mai solo. Così me lo porto in giro per la Francia perché si distragga e dimentichi quella donna. Qualche giorno fa i soldi ci sono finiti, allora io ho pensato di fare una puntatina qui per bussare a quattrini presso tuo marito. Ecco com'è che siamo capitati a Imbalo. E dimmi, soffre molto? Chi? Quel tuo amico, il signor Paolo. Ah, no, sta molto meglio. Avessi visto i primi giorni, però. Ma era dunque tanto innamorato? Follemente. Sai, lui non ama che così, follemente, sempre. Per sempre? No, non per sempre, sempre. Non capisco. È diverso. Non capisco. Ho detto che Paolo è un impulsivo, quindi si innamora facilmente, in media 2 o 3 volte l'anno, e sempre follemente. No, è fatto così lui. Ma allora non è sincero. È sincerissimo, per tutto il tempo che ama, ben inteso. Ma dunque un uomo può amare fino a tal punto? Fino ad ammalarsi, fino a volerci uccidere. Certo. Ma tu non devi prendere esempio da tuo marito, Cristiana, eh? Lui non sa neanche dove stia di casa la parola amore. Amore. Per me è una parola che si incontra solo nei romanzi. Io penso all'amore come i poveri pensano a una collana di pelle. Una cosa possibile, ma lontana. Ma poi penso che una vita calma, semplice, tranquilla valga molto di più di tutte le complicazioni che porta l'amore. Tu sei troppo buona e docile, sorellina. Per questo non ti sei ribellata quando nostro padre ti impose di sposare il banchiere. Mio padre non mi ha mai imposto di sposare Guglielmo. Apertamente no, lo so. Figuriamoci, nostro padre è troppo aristocratico per forzare la tua volontà. Però ti costrinse indirettamente con il ricatto morale della nostra povertà. Così tu lo sposasti senza amarlo. Io però ho la coscienza di avere sempre disapprovato questo matrimonio. È vero, sorellina? È vero. E io non lo dimenticherò mai. Fratellino. E il fatto che io ogni tanto attinga la borsa di tuo marito, questo non cambia niente. È il meno che io possa fargli per non averti resa felice. Ma io sono felice. E adesso vai, che devo prepararmi per venire a colazione. Vado a vedere come sta Paolo. Paolo, sembra che sia il tuo unico pensiero. Infatti, quando lo conoscerai, vedrai che merita ci si occupi di me. Paolo, un nome molto comune, banale. Vi ho chiesto di comperarmi un giornale di Parigi con il listino della borsa e non questo gazzettino locale. Oh, signore, qui nessuno si occupa delle quotazioni in borsa. Me ne occupo io e ciò dovrebbe bastarvi. Sta bene, signore. Signor Anderman. Oh, ingegnere, siete voi. E allora, trovate qualcosa? Sì, sì, ma appartiamoci. Io qui sono molto conosciuto. Beh, io non lo sono forse, ma di quel che dice la gente io me ne infischio. Ma voi avete denaro abbastanza per infischiarvene, io no. Ne avrete anche voi se lavorerete per me. Allora, vi ascolto. Ecco, ho fatto tutte le ricerche geologiche, sì, e ho trovato nel sottosuolo una sola fonte di acqua minerale che si potrebbe portare alla superficie. Dov'è? Qui. Siete sicuro, eh? Ah, sono ingegnere geofisico e idraulico, quindi so quello che dico. L'unica fonte sfruttabile è qui. Bene, ma a chi appartiene questo terreno? Al vecchio Orione. Oh, lo comprerò. Non sarà facile. Sono vigne che danno il miglior vino della regione. E poi Orione non consentirà mai che sorga un altro stabilimento termale. Anni or sono fece l'impossibile perché non sorgesse nemmeno questo. Una fonte d'acqua per lui è come un affronto personale. Cosa c'entra lui? Orioli, il vino, le viti, il denaro sono un tutto inscindibile. Ebbene, io li scenderò, gli ostacoli mi eccitano. Orioli è un osso molto duro. Ho piegato uomini ancora più duri di Orioli. Ma perché tanta ostinazione? Davvero pensate di poter lanciare questo paese come una grande stazione termale? Sì, ne farò la città delle acque, da tener testa a Vichy. A Vichy? Addirittura? Ma la ricchezza di questa regione è sempre stato il vino. D'ora innanzi sarà l'acqua, costa di meno e rende di più. Vedo già la città che sorgerà su queste colline. Una città tutta bianca, con grandi alberghi, frequentati da gente ricca e carrozze, ascensori, lusso, denaro, denaro. Denaro di cui io beneficerò in gran parte. Ne parlate come se la città esistesse già. Per me esiste già. Voi, caro mio,
Non potete capire come siano eccitanti per me i grandi affari. E si riassumono tutto. Guerra, politica, diplomazia. Guerra? Sì, guerra, perché è una battaglia continua contro tutto e contro tutti. Una battaglia che io solo posso combattere perché ho l'unica arma per vincere. Il denaro. Tempo un anno io trasformerò questo paese e ne farò una seconda Vichy. Vedo tutto chiaro ormai, come un generale che scopre il punto debole del nemico prima d'attaccare. Mi dicono che Oriol ha due figlie da marito, Luisa e Carlotta. Esatto. Brutte? Ah, al contrario, molto graziose. Bene. Pensate di impalmarne una, ma non siete già sposato? Ah, io sì, ma di scapoli ce ne sono ancora in giro, per fortuna. Sento che avete un piano. Sarà appassionante vedervi in azione, poiché in questo paese non capita mai nulla di veramente interessante. C'è un luogo in questo paese dove dei giovani possono incontrarsi così l'unica come per caso? L'occasione è il ballo della domenica, qui all'albergo delle Terme. Mm-hmm. Ma vi avverto che le signorine Orioli, il padre non le lascia mai venire. No, bisognerà che ci vengano. Ah, questo è affare vostro. Ah, sì, naturalmente. E adesso? Lasciatemi quella piantina della proprietà d'Oriol, mi servirà. Ma, o moglie e figli, non mettetemi nei guai. Un giorno vi nominerò ingegnere superiore di tutte le acque. Sarà allora un vero piacere servirvi. Arrivederci. Contrano? Le orecchie non mi ingannano, ma hai proprio chiamato cognato. Sì, devo parlarti. Bene, se per i tuoi 500 franchi devo dirti che sei arrivato in ritardo. Il vento me li ha fatti volare dalla finestra. Ah, no, io me ne fischio. Anzi, se hai bisogno di altro denaro, non far complimenti. Cosa succede? Va a fuoco l'albergo. Allora, ne hai bisogno? Ma io ho sempre bisogno di denaro, da qua. No, ho bisogno che te lo guadagni. Sapevo che c'era un trucco. Beh, il lavoro ed io abbiamo divorziato molti anni fa. No, non si tratta di lavorare. No? No. Allora ci sto, di che si tratta? Corteggiare una ragazza. Brutta. No! Gobba. Oh, no, bella e ricca. Fuori il nome. Oriol, Carlotta e Luisa. Ha due nomi? No, sono due sorelle. Qual è la mia? L'uno o l'altra. Indifferente? Sì. Considera l'affare concluso, fuori i soldi. Ma sei così sicuro? Beh, mi conosco. No, ma tu hai detto che sono due sorelle, vero? Sì. Io ho un amico, Paolo. No, non mi interessa. Interessa a me. Sì, noi siamo come anime gemelle, lavoriamo in società. In questo momento poi un'avventura è quello che ci vuole per tirarlo su, più che lo champagne. Bene, vado a svegliarlo. Come posso conoscere le sorelline? Questo lo saprai al momento opportuno. Ah, ecco, d'accordo. Sì? La somma, quella, posso conoscerla? 10.000 franchi. Per 10.000 franchi io faccio la corte a una calmucca. Qua la mano, gli affari sono affari, come dite voi banchieri. Guarda papà, che bel quadretto di intimità familiare. Oh, mio figlio che stringeva la mano a tuo marito. Ma ho visto bene o le traveggole? Hai visto bene, papà. Attento, attento, Guglielmo, perché mio figlio è una sirena ingannatrice. Ah, padre, questa volta è vostro genero che mi ha messo nel sacco. Ma meno male. Oh, chi si vede, il re di vivo. Vieni, Paolo, che ti presento alla famiglia. Signori? Signore. Oh, la colazione. Andiamo a mangiare, non ci attardiamo, perché la cura delle acque esige la massima puntualità nei pasti. Andiamo, presto. Scusami, cara. Ho idea che tu t'annoi qui, perciò ho deciso di dare una festa da ballo. Una festa tua? Sì, una festa di beneficenza. A beneficio tuo. E tu lo organizzerai con le più ricche signorine del paese, le sorelle Oriol. D'accordo. Grazie. C'è del lavoro in vista. Lavoro? Di che genere? Femminile, due graziose sorelline, Luisa e Carlotta Oriol. Non mi interessano. Ormai ho detto addio alle donne, lo sai? Sì, fino alla prossima. No, questa volta è per sempre. Dici sempre così. Sarà una serata magnifica. Si ballerà, si giocherà a tombola, si starà in piedi fino al mattino. E chi organizza la festa? La Marchesa della Venelle, condizionare il banchiere, naturalmente, e basta, grazie. Vogliono fare le cose in grande. Ma se avete detto che è una festa di beneficenza? Si dice sempre così, piccina mia, la beneficenza.
Ah, la beneficenza è un pretesto quando le dame hanno voglia di ballare e di divertirsi. E credete che ci saranno quei due giovani parigini, Paolo e Gontrano? Ah, certamente due giovani non si lasciano scappare a un'occasione come questa. Sapete che li abbiamo visti? Dove? Per strada. Siete uscite sole? No. Passavano. E noi li abbiamo spiati di qui, di dietro le persiane. Come sono eleganti e simpatici. Proprio due damerini. Come quelli che si vedono sulle riviste di moda di Parigi. Piano, piano, bambine mie, non montatevi troppo la testa. Aspettate prima di conoscerli. E quando? Nostro padre non ci porterà alla festa al solito. Questa volta io credo che ci andrete. Perché? Cosa sapete? Ah, niente, niente, non sono autorizzata a parlare. Ma vedrete che vostro padre non potrà dirvi di no. E chi sarà a quest'ora? Beh, io scappo e non vorrei incontrarmi con vostro padre e vostro fratello. Oh, non c'è pericolo. Sono giù in cantina che stanno elencando e registrando le nuove botte. Ah, e naturalmente per registrarle le assaggiano. Beh, arrivederci ragazzi, io vado. Prendi il lume. È permesso? Buonasera. Ho l'onore di parlare con le signorine Oriol. Sì. Vorremmo presentare i nostri omaggi al sindaco, mia moglie, la marchesa di Ravenel. Oh, prego, accomodatevi. Ma papà è occupato. Sta registrando il nuovo vino. Sì, so che è il maggior viticoltore della regione. Ah, mentre mia moglie parla con voi e vi espone dello scopo della nostra visita, gradirei avere uno scambio di idee con vostro padre. Veramente, in questo momento non so se le sue idee... Ah, forse non è in casa? Oh, per esserci c'è anche nostro fratello. Sono in cantina. Bene, quale migliore occasione per conoscere la famosa cantina di papà Oriol? È da tempo che ne ho il desiderio, caro. Non disturbatevi, farò da me se mi date un lume. Scusami, caro. Di qui, signore. Grazie. Attenzione ai gradini. È molto bello qui. Bello? Signore, è tutto così vecchio. Ma non ha importanza. C'è un'aria così intima, così familiare. Si vede che vi dedicate molto alla casa. Per forza, non usciamo mai. È per questo che sono qui, per invitarvi ad una festa di beneficenza. Hai sentito, Carlotta? La marchesa è così gentile da invitarci. Signora, non dipende da noi, ma da papà. Ah, ma vostro padre penserà a mio marito, perciò è sceso in cantina. Si spera di convincerlo. Mio marito ha il potere di convincere chiunque. E chiunque, ma non papà. Voi conoscete vostro padre, ma io conosco mio marito. Per riuscire è capacissimo di ubriacarsi, anche se non posso portare il vino. Ah, ottimo, degno della fama, i miei complimenti. Vedo che siete un intenditore. Non quanto voi, ma mi difendo. Dovreste gustare di quell'altro colosso, spillane un po'. Ancora? Ma è quello in serbo per Natale, quello... Idiota, se il banchiere ci fa l'onore di volerne gustare è come se fosse già Natale. Spilla! Il vostro vino merita di essere conosciuto a Parigi. A Parigi? Signore, voi mi lusingate. No, non è mio costume, sono sincero. È un vino che può tener testa ai più famosi Borgogna e Bordeaux. Hai sentito, Colos? Meglio del Borgogna! Gustate quest'altro spillato da Colos. Ah, è straordinario, è superlativo. Anzi, se permettete vorrei comprarne un po'. Voi vorreste, ma non è ancora in vendita. Ma pago qualunque cifra, eh. Posso intestarvi uno check? No, se avete difficoltà nell'indicarmi la cifra, io la lascerò in bianco. La mia firma basta. È come se fosse oro, non solo a Parigi, ma in tutta la Francia. Sì, lo so. So che siete ricchissimo. Beh, anche voi mi dicono, no? Beh, si fa quel che si può. E quanto ne vorreste del mio vino? Una botte. Una botte? Mm.
intera, solo per voi. No, 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 la metterò in gara ad una festa di beneficenza che organizza mia moglie, la Marchesa, all'Hotel delle Terme. Volete dire che la regalereste in beneficenza? Naturalmente. Hai sentito, Colone? Ho sentito, sono qui. Anzi, perché non ci venite? Io voglio che i miei amici di Parigi sappiano quando il vino sarà sorteggiato che è delle vostre cantine. Questa sì che pubblicità, eh? Beh, sapete, io non frequento la società. Ma siete o no un uomo d'affari? Sì. Dunque non dovete trascurare l'occasione per far conoscere il vostro vino ai parigini, eh? Chissà quante ordinazioni verranno, eh? Le feste non sono per me, direbbero che ci sono venuto per farmi della reclame, capito? Beh, troveremo un pretesto, lasciatemi pensare. Diremo che la festa è sotto il vostro patrocinio. Volete dire che io la presiederò? In qualità di sindaco, eh? Ed è per questo che avete offerto la botte che io pago. A voi? Sì, voi sì. Voi pagate. State tranquillo, così senza spendere un soldo farete bella figura e concluderete degli affari, eh? Cosa ne dite? Certo che come sindaco io potrei... E per far apparire la cosa più naturale verrete con le vostre figliole. Luisa e Carlotta sì. Non vanno mai alle feste. Beh, ragione di più per conducere. E come possono se non hanno nemmeno un vestito di società? Zitto, idiota! Forse che non potrei comprargliene? Se volessi. Sì, ma il fatto è che siete troppo avaro per volerlo. No, i vestiti non dovete preoccuparvi. No. Mia moglie è organizzatissima, ci penserà lei. Ah, ci pensa sì. La vostra... Allora non ho più... Vediamo. Prendi il lume! No, anche... Veramente chic, due veri parigini. Sì, sono proprio come il fo. Quale ti piace di più? Non saprei, sono tutte e due simpatici. Forse io preferisco il più alto. Allora se tu prendi il più alto, io scelgo l'altro. Scegli, che scegli? Se non ci guardano nemmeno. Ma forse ci stanno studiando, non vedi che ancora non hanno ballato con nessuno. Eccole là. Quale preferisci? Nessuna delle due. Avanti decidi, non passeremo la serata senza ballare, no? Non ho l'animo di ballare. Sono abbastanza graziose, non trovi? Sono belline. Può darsi. Senti, neanche a me piacciono granché, ma non siamo qua per sposarle. 10.000 franchi sono 10.000 franchi. Li divideremo da buoni amici. Avanti, scegli. Scegli tu, se ci tieni tanto. Io preferirei la più piccolina, però per amore di giustizia tiriamo a sorte con una moneta, ti va? Decidi tu. Va bene. Allora testa e quell'altra. Rovescio. È la piccolina che mi tocca. Il destino mi favorisce. Vuoi controllare? Mi fido. Allora... Andiamo. Andiamo. Niente da fare col mio vino. Si sente subito la differenza. Sì? Volete provare? Grazie. Ecco, guardate il colore. È tagliato. Ah.
buono? Strano. Scusate. Se permettete, vorrei parlarvi d'affari. A quest'ora? Perché c'è un'ora particolare in cui trattate gli affari? Ah, no, qualunque momento è buono, purché si tratti di una proposta seria. Ah, è serissima, serissima. Mi interessa la vostra proprietà di Montoriol. Montoriol? Non è in vendita. Lo immaginavo, ma a questo mondo, caro amico, tutto si vende, tutto si compra. Questione di cifra. Per Montoriol, no. Produce il migliore dei miei vini, quello che non vendo a nessuno e che riservo solo per uso familiare. Sì, è un prodotto tipico di viti selezionate da me per 30 anni. Per nessuna somma me ne priverei. Se vi interessano altre mie vigne, ne ho delle ottime. No, mi interessa il Montoriol. Ah, vi piace dunque tanto il vino che vi feci gustare nella mia cantina? Non è per il vino. No, e per che cosa, diamine? Per l'acqua. Acqua? Quale acqua? L'acqua di Montoriol. A Montoriol c'è dell'acqua. Ma voi scherzate? No, è così. E dove si troverebbe quest'acqua? Nel mio vino? No, nel sottosuolo. Ma cosa me lo fa supporre? Le ricerche che vi ho fatto fare. Voi avete osato fare delle ricerche nella mia proprietà? Ah, sì, e sono state soddisfacenti. C'è una fonte di acqua minerale che con poco sforzo potremo portare alla luce. Se mi dite dov'è, io la faccio saltare domattina stessa con una mina. No, siate precipitoso, ho dei progetti su quell'acqua. No, penso di lanciarla sul piano nazionale, interessando l'ordine dei medici di Parigi. No, ne farò un affare colossale. Ne trarremo tutto il denaro che ci parrà. No, io vorrei illustrarvene i dettagli. Ah, teneteli per voi, non ci sto a distruggere le mie belle viti per un po' d'acqua. Ah, no, non è poca, eh. Le mie ricerche dicono che ce n'è tanta da alimentare uno stabilimento di Terme 10 volte quello esistente. Fosse pure tutta l'acqua del diluvio universale, nessuno la tirerà fuori di sottoterra. Domani farò recintare Montoriol. No, avete torto, verranno da tutta la Francia a bere di quell'acqua. Se me ne occupo io. Mai, avete capito? Mai. Ma dite un po', a voi per caso il vino piace meno dell'acqua minerale? Ah, no, a me il vino non piace assolutamente, io non ne bevo mai. E da me quella sera allora? Oh, beh, era soltanto per introdurmi presso di voi. Ma che uomo siete? Un uomo d'affari, come voi, anche se per ora non andiamo d'accordo. No! Senti, io tuo marito proprio non lo capisco. Invece di ballare con te, o perlomeno di stare qui a tenerci compagnia, eccolo lì che chiacchiera con quel vecchio ubriacone di Orioli. Ma non ti preoccupare, io ci sono abituata. Capisco gli affari, ma trascurare una moglie come te, un suocero come me, in una sera in cui tutti si divertono... Ma l'unico divertimento di Guglielmo sono gli affari. E sta certo che se parla con Oriol avrà il suo scopo. Senti, visto che ti lascia qui seduta come una mummia, vuoi ballare con me? Oh no, grazie papà. Perché? Hai paura che ti faccia fare una brutta figura? So ballare benissimo, sai io. Ma sì, lo credo. Sono io che non ne ho voglia. Preferisco stare qui e guardare gli altri. Ma come vuoi, come vuoi. Ecco, Contrano per esempio. Lui sì che sembra divertirsi. Si diverte di tutto. Sin dal primo momento che vi ho vista mi avete colpito. Mi avete vista? Sì. E quando? In qualche posto. Ma dove precisamente? Ah, questo è un segreto. Oh, io credevo che mi aveste incontrata qui la prima volta. Probabilmente vi avrò incontrato in sogno. In sogno? Sì. Spesso nelle mie notti in sogni ricorre l'immagine deliziosa di una fanciulla candida, dolce, bella. Viene, sorride, scompare. Per anni io mi sono tormentato domandandomi chi fosse. Ora lo so, siete voi. Mi fate arrossire. Ma scusa. Sì? Avete detto notte insonni. Ma se non dormite come fate a sognarmi? Insonni perché dopo che vi ho sognato non dormo più. Siete poeta? Un poco.
In collegio io recitavo qualche volta. Ero brava. Almeno così dicevano. Conoscete Baudelaire? L'ho incontrato qualche volta. Ma è morto. Davvero? Quando? Scusate, Baudelaire era un poeta. È che per me è come se fosse vivo, tanto mi piace. Anch'io lo amo moltissimo. Signore, siete parigino voi? Sì. Certamente rimpiangerete la capitale. No. Qui in provincia abbiamo ben poco da offrire ai forestieri abituati ai divertimenti di Parigi, vero? No, no, no. Siete molto gentili. Volete dire che anche qui a Enval vi trovate bene? Abbastanza. Siete qui per la cura delle acque? Per riposarmi. Sono convalescente. Oh, mi dispiace. È stata una malattia grave. Sì. Fegato? Cuore. Infatti siete pallido. Ma il pallore vi si addice. Grazie. Bene, che ti ha detto? Abbiamo parlato. Ti ha fatto la corte? Un po'. Anche a me. Il mio si chiama Gontrano. E il tuo? Oh, è Paolo. Sì. Ma non dire ancora mio, tuo. Potremmo andare incontro a una delusione. No, il mio si è già dichiarato. E il tuo? Paolo è molto più riservato. Un tipo serio, che medita bene prima di corteggiare una ragazza. Ma ho visto come ti guardava mentre ballava con te. Per me è già innamorato di te. Credi? Certo, vedrai che il prossimo ballo sarà più esplicito. Il cielo lo volesse, mi piace tanto. Il pallore gli si addice. Stai tranquilla. Abbiamo avuto successo la prima volta che veniamo in società. Gontrano ha molto ammirato il mio vestito. Davvero? Sì, ha detto che è un modello che ha visto a Parigi. Come sono felice. Anch'io, una serata meravigliosa. Non mi sono mai annoiato tanto. Cosa pretendi? Sono ragazze di famiglie. Bella famiglia, basta guardare il padre. Beh, non preoccuparti, qualche ballo non ci impegna a niente. Senti, io non le invito più. Bell'amico che sei, mi lasci solo nei guai? E va bene, però non più di un ballo, intesi? Sei qua per dimenticare, ricordalo. Il guaio è che la piccina è talmente insignificante che per contrasto mi ricorda quell'altra. Perché l'orchestra fa degli intervalli così lunghi? Come vorrei anch'io che tutta la sera fosse un unico ballo senza fine. Speriamo che papà non ci porti via sul più bello. Non andrà mai via prima di vedere chi vince la sua botte. E poiché la lotteria avrà luogo dopo il ballo... Certo che Paolo, per essere un parigino è poco espansivo. Oh, il mio Contrano invece chiacchiera, e come? È anche un po' poeta. Davvero? Sì. Comunque Paolo lo preferisco così com'è. Anche a me Contrano piace così. No, 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 prendetevi tutto il tempo che volete per darmi una risposta. È inutile, domani o fra un anno sarà sempre un no. No, 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 non siate così perentorio, non bisogna mai impegnare l'avvenire. No, mi dispiace. Insomma, se tuo marito non si decide a fare il suo dovere, ti autorizzo a ballare col primo scalzacane che ti invita. Papà. E papà, 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 tu hai il denaro, va bene. Ma noi abbiamo un titolo, noi. E non si lascia mia figlia a far da tappezzeria in un ballo di provincia. Non vedi che tutti gli occhi sono su di te? Ma io non ci vado. E ci vado io, ci vado. L'orchestra ricomincia, finalmente. Ci siamo. Fra poco saranno qui.
La sento. Come mi batte forte il cuore. Anche a te. Il mio sembra un tamburo di guerra. La musica è riattaccata, tocca a noi. Senti, non potresti andarci da solo? No, caro, ti conosco, saresti capacissimo di filartela. E poi guarda. Mio cognato ci sta facendo segno. E che vuol dire? Vuol dire 5 più 5 uguale 10.000 franchi, argento oblige. Andiamo. E non puoi lasciare il signore così sospeso a mezz'aria. Siete sicuro che volevate invitare me e non la piccola Aureola? Confesso che mi ero mosso per invitare quella ragazza, ma appena vi sono giunto vicino, non ho potuto fare a meno di invitare voi. Ma la piccina non se l'aspettava. Vedete com'è rimasta male? È stato più forte di me. Dovete scusarmi. Quelle due ragazze sono semplici e buone. Questa festa è il loro debutto in società. Un avvenimento che influenzerà tutta la loro vita. Non bisogna deludere. Ma perché parlate di loro? Perché le piccole Aureole sono sotto la mia protezione. Non siete ancora in età di fare la protettrice delle giovani? Lasciate questo compito alle donne anziane e sagge. Ma io sono saggia, anche se non sono anziana. Ebbene, voglio dirvi la verità. Appena ho sentito le prime note di questo valzer, ho subito intuito che sarebbe stato sprecato ballarlo con quella piccola provinciale. Perché quando una musica mi piace, mi sembra che i suoi suoni lacerino la mia pelle, incidano la mia carne, la dissolvano fino a farla sparire, per lasciarmi come scorticato dagli strumenti. Ed è infatti sui miei nervi che l'orchestra suona in questo momento. Sui miei nervi nudi, tesi, frementi. Sono queste le frasi che adoperate per far colpo sulle donne? Francamente credevo che aveste più fantasia. La descrizione che aveva fatto di voi Gontrano era meno 30. Ora capisco come sia generoso con gli amici, mio fratello. Eccola lì, quella che mi si mostrava tanto amica. Mi ha semplicemente portato via il fidanzato. Lui, poveretto, voleva invitare me. Ma quando si è visto guardare con occhi di pesce, si è confuso e si è rivolto a lei. Lei subito ne ha approfittato per condurselo via. Tutte così queste signore di Parigi. Non bastano a loro i mariti, si prendono anche gli uomini delle altre. Scusate. Sì? Se continuate a girare la testa vi verrà il torcicollo. Scusate. Non capisco cosa sia preso a Paolo. Invece di ballare con vostra sorella, perde il tempo con la mia. Speriamo che anche voi non siate volubile come il vostro amico. Volubile? Non c'è uomo più tenace e costante di me, Carlotta. Sì.
Vi ho riportato il vostro cameriere. Scusate, questi balli non sono più per me. Grazie. Insomma, non perdete questo valzer. È delizioso. E il signore di Bretigny lo balla discretamente. Mi chiamo Gontrano del Ravenel e vi amo perdutamente. Si è dichiarata? No, sono io che anticipo gli eventi. Marchesa del Ravenel, suona bene, vero? Sì, e anche Luisa de Bretigny, non ti pare? Benissimo, io vorrei che ci sposassimo lo stesso giorno con un'unica funzione. Sempre che tu sia d'accordo. Io? L'importante è che sia d'accordo papà. A lui, purché non chiedano la dote, sarà felicissimo di imparentarsi con gente così importante. La dote? Non sono tipi i nostri fidanzati da fare una questione di denaro. Sì, specie Gontrano. Sapessi com'è romantico. Oh, anche Paolo per questo. E io che l'avevo giudicato male. Lui invece mi ha spiegato che ha dovuto fare quel mezzo ballo con la marchesa per convenienza. Che non si lascia sedere la sorella d'un amico quando il marito si eclissa. Oh, è quello che avevo pensato anch'io. E poi tutto il resto della sera ha ballato solo con te. Dunque, sì. E anche se non è stato molto loquace, sono certa che alla festa è venuto per me. Anche Gontrano. Anche Gontrano. Infatti hanno ballato solo con noi. Come sono stanca. Stanca ma felicissima. È stata una serata meravigliosa. Chissà cosa stanno facendo in questo momento i nostri fidanzati. E c'è da domandarselo. Stanno parlando di noi. Lo sai come sono gli uomini? Si raccontano tutto. E senza discrezione. Io gli ho detto così e lei mi ha risposto così. E allora io ho replicato eccetera, eccetera. Noi forse non facciamo lo stesso. Ma noi siamo sorelle, loro soltanto amici. Amici, ma si vogliono bene come fratelli. Meglio. Così da maritate continueremo a frequentarci. Che ore sono? Perché? 5 minuti a mezzanotte. Scusa, non parlarmi più. Devo concentrarmi e pensare a lui. Anche tu. Perché anche a te l'ha detto? Sì, a mezzanotte precisa Paolo penserà a me. Anche Gontrano. Carlotta. Vi prego. A mezzanotte precisa. Qualunque cosa stiate facendo. Vi prego, smettete e concentratevi pensando esclusivamente a me. Anch'io in quel momento penserò a voi. E sentirete così il mio pensiero volare sino a voi. E io sentirò il vostro. Sarà un colloquio di anni. La notte ci sembrerà meno lunga.
Che poeta. Anche a me. Le stesse parole. Le stesse. Su per giù. Sono amici. E adesso ti prego, non rivolgermi più la parola. Voglio concentrarmi e pensare a lui. Voglio sentire il suo pensiero. Anch'io. Mi pare di vederlo mentre pensa a me. Caro Gontrano. Caro Paolo. A Parigi. Alle parigine. Al loro fascino. Al loro charme. Io sento già la nostalgia di Parigi, e tu? Figurati. Non appena riscossi 10.000 franchi di mio cognato, noi... d'accordo, ce la finiamo. D'accordo. Ah, in fondo può essere soddisfatto. Abbiamo corteggiato quelle due fanciulle proprio come due innamorati di provincia. Poi io l'ho fatto soltanto per ripicca, a ballare tutta la sera con quella piccola Luisa. Come per ripicca? No, voglio dire, per dimostrarti che ormai sono guarito. E a Suzette non ci penso più. Bravo. Ben detto e viva, meriti veramente un abbraccio. All'amico ritrovato, donne, state attente. Il bel Paolo ha di nuovo il cuore libero, state in guardia. No. No, questa volta non voglio cascarci. Mai più. Corteggiarle tutte, ma non impegnarsi con nessuna. Ben detto e viva. Un'altra volta. Mezzanotte. A quest'ora quella piccina, scommetto che sta pensando a me. Mi fa già di vederla. Ma come anche tu sei ricorso, a mezzanotte ti penso. Sì. È un sistema che funziona sempre. Sempre. L'avrò sperimentato 100 volte. Ehi. Vieni, no! Che sciocche le donne, bravo! Appena ho sentito le prime note di questo valzer, ho subito intuito che sarebbe stato sprecato ballarlo con quella piccola provinciale. Perché quando una musica mi piace, mi sembra che i suoi suoni lacerino la mia pelle, incidano la mia carne, la dissolvano fino a farla sparire. Scusami, mia cara, se passo la notte fuori, ma è solo di notte, quando il vecchio Oriol dorme, che io posso con l'ingegnere trivellare il terreno per l'esame della fonte da me scoperta. Buonanotte. E pensa che presto saremo ancora più ricchi. Guglielmo.
Grazie, signorina. A me intero. Grazie. Permettete, Marchese di Romanel. Barone di Polignac. Dispepsia. Acidi urici. Decimo giorno di cura. Ottavo. Mezzo bicchiere la mattina, un quarto a mezzogiorno, intero la sera. No, no? Intero al mattino, un quarto a colazione, mezzo la sera. Ah, strana terapia. Chi è il vostro medico curante? Il dottor Honorat. E il vostro? Il dottor Latton. Due metodi diversi. Evidentemente. Comunque quest'acqua è salutare. Sì. Dicono che faccia bene anche alle gastriti. E alle acidità. Diuretica. Sedativa, corroborante, energetica, disinfettante, ricostituente e in genere efficace. Una vera panacea. Veramente io non ne risento alcun beneficio. In confidenza neanch'io. Ma il dottor Honorat sostiene che è ancora presto. Solo al 30° giorno dice si sentono gli effetti. La stessa cosa dice a me il dottor Latton. Allora aspettiamo. E intanto beviamo. Comunque questo paesino è davvero delizioso. Sì, molto, molto. Solitario. Riposante. Tranquillo. Silenzioso. Mi ci trovo benissimo. Anch'io, molto bene. Siete solo a Envan? No, sono qui con mia figlia e suo mio genero, il marchese Andermatt. Voi? Sono vedovo, ahimè, e senza figli. Condoglianze. Non è il caso. Ritiro. Ci si vede qui alla fonte domani? Con vero piacere. Un brindisi? Volentieri. Ai vostri acidi urici. Alla vostra dispepsia.
No, mezzo. Mezzo. Agli stupidi che bevono acqua. E a quelli ancora più stupidi che bevono acqua minerale. Ai tre volte stupidi che seguono i precetti del dottor Onora. E a quelli che obbediscono al dottor Laton. Se bevessero il nostro vino, guarirebbero prima. Bravo, Colosso. In fondo non sei quell'idiota che tutti dicono. E sono vostro figlio. E se oggi ti chiamano Colosso, è proprio perché t'ho cresciuto nel vino. Potete dirlo forte, padre. Ce n'è ancora. Lo senti. Bisogna finirla, dammi. Ah, sapete che io non mi tiro mai indietro. Il giorno in cui in paese scoprirono quella sorgente d'acqua minerale, me la presi come un'offesa personale. Come? Da secoli siamo famosi in tutta la provincia per le nostre vigne e voi invece di vino volete che si beva acqua? No, nessuno beve l'acqua, padre, lo sapete. La minerale è solo per i turisti. Ma se il malvezzo si diffonde...